Buongiorno, giorno 17 del mio viaggio in bicicletta, il quarto sulla strada di ritorno lungo l'Adriatico. Ho salutato da poco più di 7 km Baldex e la Simona che mi hanno accudito, coccolato, viziato, nutrito per questa notte che ringrazio immensamente. Ora sto per arrivare nelle valli di Comacchio e da lì inizierò a puntare le ruote in direzione di Ferrara. Penso di fermarmi lì, oggi sarà la tappa un po' più breve, credo un'ottantina di chilometri, 85. E niente, il fresco del temporale di stanotte è già passato, come vedete sono già sudato marcio e quindi si prevede un'altra giornata afosa e caldissima, ma noi si va avanti. Ed eccomi di nuovo qua, sono arrivato a Sant'Alberto, adesso sono sull'argine, ma là sotto ci deve essere il traghettino per oltrepassare il Reno e arrivare nelle valli di Comacchio. Andiamo a vedere com'è sto traghetto. Ed eccomi sull'altra riva, con un euro di investimento con la chiatta ti porta da una riva all'altra. E si è subito catapultati nelle valli di Comacchio. Là ci sono un sacco di uccelli che non so distinguere. Io dovrei andare in quella direzione, che è direzione Ferrara, ma adesso andrò a farmi un mezzo giro da quella parte per vedere un po' com'è, fare qualche foto e qualche video. Ragazzi, è un vero peccato, pensavo di poter entrare nella penisola di Boscoforte, che è tutta quella lì, tipo una lingua di terra di 6 km, sabbiosa, piena di bestioline e natura da vedere, ma c'è il cancello e col cartello che le visite si possono fare solo su prenotazione e guidate, ovviamente, perché non si fidano giustamente degli italiani che vanno in giro a fare disastri, quindi devi essere accompagnato. Ma come potete vedere, non so se dalla GoPro, visto che sono un po' lontani, lì è tutto pieno di pink flamingo, ovvero fenicotteri rosa, e fanno un sacco di versi, bellissimo. Per fortuna oggi non fa caldissimo, perché venendo via dalle valli di Comacchio, ovviamente essendo tutto paludoso, qua c'è un'umidità che è quasi peggio di quella di Vercelli. In più adesso sarà una ventina di chilometri che sto facendo questa strada qua, dove non ho incontrato né un paese né anima viva, se non cascinette e tanta coltivazione. Sembra appunto di essere zona vercellese, con grano turco, pomodori, mancano solo le risaie, i canali ci sono. Adesso al primo paese mi fermo e magari bevo qualcosa di fresco e niente, e si continua a pedalare. Ragazzacci, la pausa al bar è stata un po' più lunga del previsto, ma almeno mi sono portato avanti con le prenotazioni. Ho trovato già un B&B per stanotte a Ferrara in centro,
da 30 euro e sono riuscito già a trovarne uno per domani, solo che a Mantova costavano un po' troppo tutti e ho prenotato in una cascina a Curtatone, appena fuori Mantova, a 20 euro la stanza col bagno privato in corridoio, però quindi ottimo, direi che va bene. E ora si pedala, manca pochissimo, una quarantina di chilometri e sono a Ferrara, e un po' di riposo e passeggio per la città. A dopo. E finalmente, dopo tutto quel tratto di strada molto simile alle zone vercellesi classiche della pianura padana, sono finalmente di nuovo su una ciclabile con un po' di verde, un po' di parco, e quindi più piacevole, bello bello, si pedala. So che non si dovrebbe, ma sono proprio tentato a provare una di queste perine. Guardate qua, la pera. Se mi beccano, mi sparano il sale nel culo. Quindi oggi è stata una tappa breve, 80 km semplici, tranquilli. Sono arrivato a Ferrara, ho fatto un girettino al castello, al Palazzo dei Diamanti, dove c'è anche la mostra di maschi. Tra poco andrò al B&B appena mi scrivono che sono arrivati per darmi le chiavi, ma nel frattempo andrò a bermi una birretta fresca, visto che oggi ho un po' più di tempo libero.